per Mattia Giannini. Isolamento quasi per il capitano, poi il blocco di Banach che non si aspettava il passaggio. Ancora Di Bello, sfrutta stavolta lui il doppio zero che è servito sotto a canestro, non fischiato su Zoffoli. E allora 10-7 per la Virtus Roma 1960, 4 minuti e 20 dalla fine di questo primo quarto. Ancora area chiusa per Enzie da parte della Virtus Roma 1960, scoperto però il perimetro di 14. Diciamo che il fortino fino a questo momento sta sortendo gli effetti. Guarda, quasi una palla recuperata, Giulio va via in contropiede, Casale per Di Bello, lo scarico Di Bello dalla spazzatura. Quindi 6 minuti di uno splendido secondo quarto. Manu, Casale quasi a recuperare il pallone proprio su Boceschi che poi parte dritto. Gli uomini di coach Bifarella, è proprio lui che si prende il tiro che non va, rimbalzo di Giulio Casale, alto protagonista chiamato ad alzare l'asticella in questo secondo tempo. Kuzma bravissimo nel costruire il gioco, ha fornito tanti palloni, ne ha smazzati nel momento difficile della sera con la sua squadra caduta sul meno 10. Qui tanto Di Bello finalmente fisico in campo, un po' spiazzata da questo la Virtus. Fortuna che la freccia premia la squadra di Tonolli, perché altrimenti sarebbe arrivata un'altra palla persa. Di Bello lo schiaccia da terra proprio per Banach che cerca di portare fuori dall'area Anzie, che adesso cambia difensivamente, va su Giulio Casale, lo scarico per Giannini, ancora il capitano di mano sinistra, pregevole canestro del numero poste. Però i problemi nascono in questo genere di infortuni il giorno dopo, Manu, perché così a caldo non sentite, poi la caviglia se si gonfia lì sono dolori. Ma seguiamo la partita che è meglio. Intanto Casale va dentro, subisce un triplo fallo, poi lo commette lui su Boceschi, non fischiano più nulla. Ultimo minuto del terzo quarto, ancora Innocenti per Pugliatti, si va dalla parte opposta per Kuzma che è bravissimo ad attaccare sempre lo spazio. Ancora il canestro di Pugliatti. 1960, partita che sta scappando dalle mani della squadra di coach Tonolli, più 6 per la Stella Azzurra, 38 secondi, 10 per chiudere l'azione, tripla Innocenti, ti fa sentire il suo fisico. Ancora Di Bello, una sorta di caccia all'uomo per il numero 0. Ancora Daniele De Rossi, ancora Di Bello, adesso tiro da 3 punti per Di Bello che pesca il coniglio dal cilindro e manda avanti sul 42-41 la Virtus Roma. Palla contesa, palla alla difesa, rimessa Virtus. La diciamo palla alla Virtus perché io sto prendendo nota della freccia nel suo interscambiarsi. Aveva iniziato il quarto Stella Azzurra, quindi possesso ora nelle mani di Deder, il quale deve andare alla rimessa veloce. Attenzione, palla che viene recuperata per miracolo da Casale, la recupera poi Maglietti, si tuffa addirittura Deder, non ci sono più regole, va sotto, prende il palo tentando di salvarsi, di proteggersi col ferro. De Robertis tiene la penetrazione, ancora Maglietti, va in alto Leo Galli e recupera il rimbalzo. Casale per Di Bello, ancora per Giannini in angolo contro Fresno, Leo Galli fino in fondo, lo scarico per Giannini, tripla di Mattia Giannini, ghiaccio nelle vene per il capitano. Attenzione Pugliatti, libero da tre, risponde. 3 minuti scarsi, Stella che vola sul 54-45. Tripla di Giannini sbagliata, sembra un po' il colpo del KO questo canestro di Maglietti. Adesso sì, la Virtus Roma non ne ha più, parziale di 9-0 dal 45 pari siglato dalla tripla di Giannini. La Stella Azzurra sta venendo fuori la distanza, direi anche meritatamente. Ancora una tripla del giocatore argentino, il quale calcolando che la Stella non l'ho avuto praticamente per tutto